Il Celano affronta in casa il Venafro senza dover chiedere più nulla al campionato, in attesa della coda conclusiva di stagione rappresentata dai play-off ormai ampiamente raggiunti. Eppure sono proprio gli uomini di Cifaldi ad avere una partenza migliore. Al 14esimo Mancinelli da destra crossa per Pisani, che di testa conclude a rete, ma Roncone è bravo a respingere la minaccia. Un minuto dopo però i castellani passano. Villa è bravissimo, si destreggia egregiamente in aria e batte Roncone con un gran diagonale di destro imparabile. Il gol è il giusto premio per il brillante avvio marsicano, ma il Venafro è bisognoso di punti per evitare l'incubo play-out e così cerca subito la reazione. Al 16esimo Giannitti compie il suo primo intervento della giornata respingendo un tiro del sempre pericoloso Cimadomo, ma al 25esimo l'estremo di casa deve capitolare, invenzione di Keita, che serve un prezioso assist a Izzillo. L'attaccante aggira anche Giannitti e deposita facilmente in rete. A questo punto il ritmo casla vistosamente e gli ospiti trovano il gol del 2-1 grazie ad una magnifica punizione di Keita, che però non possiamo mostrarvi per problemi tecnici. L'attaccante originario del Mali calcia da 25 metri con incredibile potenza, spedendo il pallone proprio sotto l'incrocio. A nulla vale il volo di Giannitti, che la sfera picchia sulla parte bassa della traversa e termina in rete. 2-1 Venafro e tutti negli spogliatoi. Nella ripresa le due squadre sembrano patire il caldo e soprattutto si accontentano di giochicchiare a metà campo. Il Celano cerca uno sterile possesso palla che non paga in zona gol. Il punteggio va di lusso al Venafro, che si difende con ordine e non rischia praticamente nulla, anche perché i padroni di casa non sembrano voler più di tanto accelerare i ritmi. E allora si giunge con i due portieri inoperosi al 90esimo. Il Venafro vince e raggiunge la salvezza. Per il Celano appuntamento ai playoff. Nel frattempo sono doverosi complimenti per l'ottima stagione sin qui disputata. La partita di oggi abbiamo cercato di dare più spazio ai giovani che hanno giocato di meno. Penso che sia stato positivo magari vedere qualche giovane. Tra tutti penso Villa, che abbia fatto una buona prestazione oltre a un bel gol. Quindi niente, prepariamo bene questi playoff.